Professor Gisotti, teorie e tecniche del giornalismo. La sua materia come viene presentata ai ragazzi della Pontificia Università Lateranense? Dunque, innanzitutto c'è appunto il tema della teoria, cioè studiare che cosa i comunicatori, il pensiero sulla comunicazione dà in questo momento, in questo contesto così significativo per l'informazione, per la comunicazione sempre più veloce, sempre più connessa, coinvolgente. Poi ovviamente c'è un aspetto, come dice il titolo stesso, di pratica, di tecniche del giornalismo, quindi si cerca anche di far fare esperienze di giornalismo, delle prove, degli articoli, tanto per essere molto espliciti. E poi c'è anche il tema dell'esperienza, cioè poter portare a questi studenti anche degli esperti di comunicazione, al di là del docente, che possano dare la propria esperienza, la propria conoscenza concreta sul fatto, sul campo di quella che è la comunicazione. Come è cambiato il mondo della comunicazione negli ultimi anni e cosa chiedono gli studenti a un insegnamento come quello da lei proposto? La comunicazione è cambiata ed è cambiata tanto, soprattutto con l'avvento del cosiddetto web 2.0, cioè quello che comunemente viene definito il mondo dei social media. Questo perché ha spostato l'informazione da una comunicazione per tutti ad una comunicazione da tutti. Che cosa voglio dire? Prima si è vissuto nell'idea che l'informazione dovesse arrivare a tutti dai professionisti della comunicazione. Adesso appunto con i social media, con fenomeni come U-Report, come Current TV, come realtà in cui dalla base, il citizen journalism, il singolo cittadino anche semplicemente con un iPhone, con un cellulare, con uno smartphone può raccontare dei fatti, la notizia, si è passati ad una comunicazione da tutti, verso tutti. Questo comporta un cambiamento molto forte per i professionisti della comunicazione, ma anche per chi deve teorizzare quali sono i nuovi percorsi, le nuove tendenze della comunicazione. Gli studenti chiedono proprio questo, cioè di avere, se vogliamo, una bussola, degli orientamenti per riuscire a capire verso quali sono le direzioni in cui va la comunicazione oggi. E la Chiesa in questo contesto come si è inserita? Ma io credo che davvero noi dobbiamo riconoscere che la Chiesa, in particolare i pontefici, gli ultimi pontefici, abbiano avuto una grande attenzione per questa realtà dell'internet 2.0, del cosiddetto mondo dei social media, la blogosfera. Ricordiamo per esempio Benedetto XVI che ha aperto l'account Twitter, che sta arrivando a 5 anni ora dalla sua apertura, Papa Francesco su Instagram. Quindi la Chiesa è molto presente attraverso innanzitutto ai papi e poi ai media della Santa Sede e delle varie realtà ecclesiali su questo continente digitale, come lo ha definito Benedetto XVI. In fondo la Chiesa ripercorre quello che ha fatto San Paolo all'Areopago ad Atene. Oggi abbiamo nuovi mezzi, nuovi strumenti, nuovi linguaggi, rimane sempre la missione di comunicare il Vangelo e lo si fa anche attraverso queste nuove piattaforme dei social media. Da giornalista glielo chiedo, quanto è difficile comunicare Papa Francesco? È facilissimo da una parte e difficilissimo dall'altra. Può sembrare una banalità, però è davvero così. È facilissimo perché molto spesso Francesco non ha bisogno di filtri, di intermediazioni, arriva immediatamente, magari con un gesto. Pensiamo a Francesco nel suo primo viaggio a Lampedusa, che getta quella corona in mare, quindi con questo semplice gesto comunica un messaggio che è assolutamente attuale anche oggi. Però poi ovviamente è anche a volte molto difficile poterlo comunicare, proprio per questo sua immediatezza, per cui il giornalista, e in particolare quando c'è un comunicatore della Santa Sede, deve stare attento a non salire sopra quello che è il messaggio che Papa Francesco riesce già a dare, a non sovrainterpretare quello che è il modo e il messaggio che Papa Francesco vuole dare in quel momento. Quindi è una grande sfida, credo, per tutti i comunicatori e in particolare per i comunicatori della Santa Sede. Grazie.